stata una bella giornata, perché penso che ci sia stato molto gente che è venuta proprio per sentire parlare della gente che era di quell'epoca, di cos'era la Formula 1 di una volta, che non si può più ripetere perché siamo cambiati noi, ragazzi. Quello che devo dire è che non sono d'accordo con Leo, perché ritrovo che il nostro mondo di oggi ha perso tante qualità. Voglio dire, stanno succedendo delle cose nel mondo davanti alle quali noi siamo fermi. L'Italia non esiste, ma mica solo là nel Nepal, in Libia, dappertutto. Noi dovremmo dire qualcosa, siamo un popolo, uno dei più storici che ci sia al mondo, e invece non lo siamo più. Non abbiamo più il coraggio di essere italiani, purtroppo. E questo non è fascismo, non vorrei che vi sbagliaste. Io faccio la parte di una serie di socialisti che risalgono al 1850. Però non c'entra niente il socialismo, il fascismo, destra, sinistra. È la coerenza, sono le cose giuste che va affrontato. Fuori adesso una piccola polemica con l'ingegnere. No. Assolutamente, io non mi permetterei mai. Per me Forghiri è un guru, è come Vittorio Emanuele II, perché credeva nel valore del risorgimento. La diversità tra me e lui è questa, che io purtroppo sono convinto che restituire alla Formula 1 il contesto, le emozioni di quell'epoca magica, per capirci, siamo venuti a Imola ancora per parlare di Gilles, che ci ha lasciato 33 anni fa, ecco, riportare quel tipo di realtà nel presente io temo sia difficilissimo, se non impossibile, perché, diciamo così, è cambiato completamente il contesto, non ci sono più le condizioni e così via. Ma io con questo non dico che mi piace di più l'automobilismo di oggi rispetto a quello di Gilles, ci mancherebbe altro. Invece Forghieri, ed è un paradosso perché lui ha 2 o 3 anni più di me, è vagamente più ottimista, perché invece ritiene che volere sia potere e che quindi ci sarebbe forse la possibilità di intervenire da subito. Io invece questa svolta benedetta non la vedo, ecco.